Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo meraviglioso video di MailAdvice.com. La febbre per il nuovo iPad inizia a farsi sentire, ci stiamo preparando per il live italiano in 6 Apple Store in Italy. Ma oggi vorrei parlarvi di una cosa che in molti mi avete chiesto, cioè: caro Dario, come lo proteggi il tuo nuovo iPad? E come lo proteggo? Lo proteggo con questa. Voi mi direte, ma è una smart cover? No ragazzi, non è una smart cover, è molto meglio, è una cover che protegge anche dietro. È una roba veramente meravigliosa, ragazzi, ve ne parlerò meglio, insomma, a breve. Perché è un Chihuahua realizzato per... Dicevo che è una cover realizzata per iPad 2, ma che in realtà è pienamente compatibile anche con il nuovo iPad. Infatti, quando l'ho provato, sono rimasto stupito perché non tutte le cover sono compatibili con il nuovo iPad. Quindi, in questo video, noi la proveremo con il nuovo iPad, ma voi date per scontato che funziona pienamente anche con l'iPad 2. Buona visione! Allora, inizio subito a dirvi che sono disponibili in tantissime colorazioni. Nel mio gruppetto manca quella rosa perché si è fregata la Marti. Comunque, voi vi chiederete perché ho tutte queste cover? Perché a breve, ovviamente, realizzeremo un contest nel quale le metteremo in palio. Io mi becco quella verde e non l'abbandonerò mai più. Poi sono disponibili nere in pelle, semipelle, insomma, ecopelle, bianca in ecopelle, grigia, azzurra e arancione. I colori, insomma, vanno a riprendere quelli della smart cover originale di Apple. Mettiamo via questo malloppo e pensiamo alla mia cover. Quando ho ricevuto queste cover, io avevo già il nuovo iPad ed ho subito pensato: peccato che non le producano anche per iPad 3 perché sono davvero molto belle. Però poi le sono andate a provare sul nuovo iPad e sono rimasto piacevolmente stupito nello scoprire che sono pienamente compatibili anche con il nuovo tablet. Allora, andiamola a vedere velocemente. Come sono composte? Qui c'è una sorta, insomma, la parte che copre il davanti, il display del dispositivo ed è realizzata proprio come la smart cover. Dietro c'è il panno in microfibra con il quale si pulisce il display del dispositivo e si pulisce anche il retro. La cosa bella però è questa, come potete ben vedere, la cover non è che copre solo la parte anteriore del dispositivo, però copre anche dietro e lo protegge da urti e insomma graffi. La cosa bella è che il tessuto che troviamo avanti prosegue dietro, quindi dà una sorta di continuità alla cover e al tatto è davvero molto molto bello. Adesso andiamo ad inserire il nuovo iPad nella Wake Up Folio. Potete vedere che il nuovo iPad, insomma, dalla fotocamera che è più grande. Sul display del mio nuovo iPad vedete c'è la pellicola Wrapsol, l'ho appena messa, insomma, si devono ancora asciugare le bolle, ma l'avete vista nella precedente video recensione di MailAdvice ed è una pellicola davvero fantastica. Inserendo il nuovo iPad, semplicemente facendo così, la cover è stata messa e lo protegge e lo copre perfettamente. È davvero una cover fantastica, ragazzi. Io penso che non l'abbandonerò più, soprattutto insomma, dopo aver vissuto l'urto del mio vecchio iPad con una lieve ammaccatura, insomma, non la leverò più da questa cover. Ovviamente, anche la Wake Up Folio di Cooler Master ha la possibilità di piegare la parte anteriore in modo tale da poter mettere il dispositivo in questa posizione, di poterlo tenere in verticale e di reggerlo più facilmente in mano facendo così. Ovviamente tutte le uscite e le entrate del dispositivo sono ben libere. Possiamo dire come si può facilmente accedere ai tasti del volume, al tasto del blocco della rotazione del mute. La fotocamera è pienamente libera, non si vede assolutamente la cover quando si scattano le foto, è libero il tasto dell'accensione ed è giustamente libero anche vedere il foro al centro, che è il microfono e ovviamente il jack delle cuffie. In basso, ovviamente, è anche libero il connettore del dock e c'è questa piccola grata che permetterà di riprodurre i suoni dallo speaker senza avere limitazioni. Ragazzi, si tratta di una cover davvero molto bella. Io, se dovete acquistare una cover sia per iPad 2 che per il nuovo iPad, ve la consiglio assolutamente, perché tra l'altro non è neanche incredibilmente pesante. Ovviamente, insomma, messa nell'iPad aumenta leggermente lo spessore, ma neanche tanto. È sicuramente la mia cover preferita. I colori sono molto belli. Insomma, per sapere dove acquistarla e per sapere i prezzi, vi consiglio di vedere il sito in sovraimpressione. Ovviamente andrete all'articolo di MailAdvice.com in modo tale che potrete vedere tutte le colorazioni e i materiali disponibili e sapere quanto costa. Ragazzi, io vi lascio, spero che questo video vi sia stato utile per trovare una cover per il vostro tablet. Io vi consiglio assolutamente di acquistare questa. Ciao a tutti da Dario Caliendo per MailAdvice.com.